cari amici, oggi ci occupiamo del prosciutto iberico, comunemente detto pata negra. In realtà il suo nome spagnolo reale è prosciutto iberico de bellota. Perché? Perché la bellota è la ghianda. Si dice così perché la ghianda è fondamentale. Negli ultimi 3 mesi questi animali vengono condotti in finche, quindi in boschi di querce, e si alimentano esclusivamente di ghiande spontaneamente cadute dagli alberi. Da qui iberico de bellota. Perché è importante la ghianda? Perché la ghianda è un alimento che contiene oli essenziali che hanno un'enorme funzione antiradicale e antiossidante. Questo prosciutto è, al netto del grasso e del colesterolo, enormemente salubre dal punto di vista, per esempio, della prevenzione del cancro. Quali sono le differenze fondamentali che connotano questo prosciutto così costoso, così buono, così ricercato? La prima, appunto, è il maiale da cui è tratto, fatto da maiale iberico pure, un maiale nero simile alla nostra cinta senese. La seconda è nel protocollo di allevamento. Questi maiali devono essere allevati in finche che hanno a disposizione un territorio pari a 2 ettari per ogni capo. Il terzo punto fondamentale è appunto la montanera, cioè gli ultimi 3 mesi di allevamento vengono portati in boschi nei periodi in cui le ghiande cadono dagli alberi e si alimentano esclusivamente di ghiande. L'ultimo punto che lo differenzia è la arte norcina dei colleghi spagnoli, che è completamente diversa dalla nostra. Loro scotenano il prosciutto completamente, viene completamente tolta la pelle, viene completamente lasciato il grasso libero all'aria esposto e anzi massaggiato con olio d'oliva. Il grasso degli iberici è un grasso rancido, immangiabile, giallo, ed è lui stesso che protegge il prosciutto. Si taglia ma in piccole fette, molto piccole e quadrangolari, il cui scopo è avere per ogni fetta un'identica porzione di grasso e carne. Come si mangia questo prosciutto? Si mangia da solo. In Spagna lo accompagnano al massimo con la birra, loro, noi no, o con del vino, e noi invece sì. Che vino ci metterei? Ci metterei un vino strutturato, potremmo andare a sud con un vino dell'Etna, un cesanese, un vino con grande acidità e corpo, o anche a nord un barbaresco, un nebbiolo invecchiato, un vino che contrasti il grasso e la forza di questo prodotto, di questo sapore, che ha un'enorme componente vegetale di ghianda, ma anche l'acido oleico e tutta la stagionatura. Sono prosciutti che vengono stagionati almeno 3 anni, e stiamo parlando di roba forte.